Visto che in un corso di metodologia della ricerca sociale lo scopo ultimo è di insegnare a fare una ricerca empirica, forse è utile, prima di fare una descrizione di tutte le possibili implicazioni sul piano epistemologico e una descrizione di quella che è stata definita la cassetta degli attrezzi di un ricercatore sociale, cioè tutte le varie tecniche, è opportuno fermarsi sul processo della ricerca empirica, partendo con degli esempi per convincervi di come uno stesso argomento possa essere affrontato in tanti modi diversi e che per ognuno di questi modi è possibile immaginare un percorso. Ed è esattamente questo che un ricercatore sociale fa all'inizio del suo processo di ricerca. Cioè stabilisce un disegno della propria ricerca, stabilisce quali saranno tutti i passi che dovrà effettuare per cercare delle risposte all'interrogativo di ricerca che si sta ponendo. Prendiamo un esempio che ha grande rilevanza sociale, il tema della violenza negli stadi. Allora immaginate che qualcuno di voi venga chiamato dal Ministero degli Interni che commissiona un'indagine per cercare di risolvere questo problema. Come si potrebbe immaginare di studiare, di approcciare questo argomento? Ma in tanti modi diversi. Per esempio, qualcuno di voi potrebbe dire: ma vediamo qual è la rappresentazione che la stampa italiana dà della violenza negli stadi. Allora potrebbe prendere tutta una serie di articoli comparsi in un periodo di tempo e andare a analizzare i diversi modi in cui giornali di orientamento differente presentano il problema. Qualcun altro potrebbe dire: prima cosa vediamo quali sono le dimensioni del problema. Allora potrebbe andare a ragionare, a cercare tutte le statistiche, i dati statistici che riguardano il fenomeno e quindi per esempio ragionare sul numero di morti in un anno, ragionare su quali sono gli stadi, le tifoserie più coinvolte e andare a studiare tutto quello che è stato prodotto come informazione su questi temi. Qualcun altro potrebbe dire: ma il problema sono gli ultra? E allora io decido di dedicare un periodo della mia vita, 5-6 mesi o la durata di un campionato, per entrare a far parte di un gruppo di ultra. E così vivendo con loro cercare di capire quali sono le tematiche o le motivazioni che ci sono alla base della violenza. Però potremmo decidere di ragionare in un modo completamente diverso. Se il mio obiettivo è capire appunto queste radici della violenza, io potrei immaginarmi un esperimento o un quasi esperimento. Potrei prendere due gruppi di persone, assolutamente volontari e decidere di imporre loro dei ruoli, cioè dire: voi siete i tifosi della squadra A e voi siete i tifosi della squadra B e creare artificialmente una situazione in cui li faccio interagire e vedere se durante questa interazione si manifestano poi quei comportamenti violenti che funestano spesso i nostri stadi. Esperimenti di questo genere, lo vedremo durante il corso, sono stati fatti e hanno dato dei risultati impressionanti da questo punto di vista. Oppure potrei ancora scegliere di capire quali sono le opinioni invece dei frequentatori degli stadi, preparare uno strumento che si chiama questionario con una serie di domande e somministrarlo a tutti quelli che arrivano all'interno di uno stadio per assistere a una partita, per capire qual è l'opinione diffusa su un problema come questo. Oppure potrei scegliere di fare delle interviste in profondità o addirittura di raccogliere delle storie di vita di persone che hanno avuto problemi con la giustizia proprio per reati di questo tipo o addirittura persone che siano state colpite da DASPO per capire le loro motivazioni, i loro comportamenti. Come vedete, tanti modi diversi di rispondere ad una stessa domanda. Qual è il modo migliore? Non c'è un modo migliore. La bontà di un disegno di ricerca deve essere valutato in base all'adeguatezza al problema che vuole risolvere e soprattutto alla sua coerenza interna. Per cui nel corso delle prossime lezioni impareremo a costruire questi disegni per vedere quali sono le regole che ciascun tipo di indagine deve rispettare.